Questo non lo consentiremo, siamo disposti a riprendere la lotta, perché la gente non ne può più. Basta, adesso diciamo basta, facciamo una politica seria di sviluppo, come noi abbiamo fatto con le nostre lotte, perché questo paese è ripartito grazie alle lotte che abbiamo fatto noi. Dammi un'occhiata dietro, dammi un'occhiata dietro, se non fa... Le genti che passeranno. Ma siamo anche contro la parificazione dei morti del movimento, della Repubblica Sociale, che è ancora in discussione. Non sono tutti uguali i morti, vanno rispettati tutti, ma ci sono quelli che erano dalla parte giusta e quelli dalla parte sbagliata. Questo deve essere scritto nella storia, deve rimanere. Monti, cos'è questa città? E abbiamo appena cominciato. E come sa fare questa città, ci tiriamo sulle maniche e cominciamo a domandarci com'è possibile, anche autonomamente, declinare i principi fondamentali della Costituzione e non rinunciare come istituzioni a svolgere un ruolo di difesa dei diritti del lavoro, del diritto ai giovani ad avere un futuro e al ruolo fondamentale che deve avere il pubblico, che è quello di tenere su la coesione sociale, è quello di salvaguardare chi ha meno, di consentire a tutti di poter raggiungere i traguardi che vuole o che vogliono o che desiderano per sé. Principi fondamentali della Costituzione. Non è la crisi, è come è stata impostata la manovra che mette in forse questi principi. Sì, ti butta, sì!
qualche modo la manovra inficia il mondo della stampa? Ma oltre il tema dell'articolo 8 che attacca tutti i tipi di contratti nazionali, ci sono dei tagli al mondo dell'editoria, soprattutto alle cooperative, mentre non si recuperano ad esempio i 45 milioni di contributi truffati da gruppi editoriali come quello di Ciarrapico, nella realtà ligure viene messa in discussione la sopravvivenza di testate come quella del Corriere Mercantile o a livello nazionale del Manifesto o di un'altra dozzina di giornali che sono delle vere cooperative editoriali dove i colleghi faticano ogni giorno per portare avanti il loro lavoro e le loro testate. E ovviamente in tema dei diritti viene a toccare soprattutto poi il lavoro autonomo, quello che pomposamente viene definito il mondo dei freelance, che hanno avuto faticosamente qualche riconoscimento nel corso degli anni a livello dei tutele, ma che con i provvedimenti contenuti nella finanziaria rischiano di vedere ancora ulteriormente diminuite le loro coperture assicurative, previdenziali e di tutela, che vanno, se in qualche modo vengono toccate quelle dei lavoratori dipendenti, ancora di più vengono toccate quelle del lavoro autonomo. Hanno paura che gli sparo, che vengono qua con paura che gli sparo. Adesso facciamo ancora i miei contributi.